Da lunedì il Teramo inizia davvero a voltare pagina, infatti dopo il weekend di pausa che consentirà di fare le ultime riflessioni con l'inizio della nuova settimana, il direttore sportivo Giorgio Repetto comincerà le consultazioni per comunicare ai giocatori che non rientrano nei piani tattici del diavolo, che sono sul mercato e che con un'offerta possono partire. I primi sul taccuino sembrano essere il centrocampista Pietro Baccolo e il terzino Raffaele Imparato, che arrivati nel mercato di riparazione non sono riusciti per svariati motivi a migliorare il tasso tecnico generale della squadra. Poi verranno gli altri, anche perché una volta capite le intenzioni dei singoli giocatori si avrà un quadro più definito su dove e come intervenire. Come già ribadito, sarà un discorso che potrebbe non interessare solamente quegli elementi che hanno avuto un peso marginale quest'anno. Anzi, stavolta il Teramo ragionerà in maniera inversa. Ha dei punti fermi che confermerà. Per tutti gli altri si cercheranno o soluzioni alternative o, eventualmente, e qualora asta dia l'assenso, si proverà un recupero psicologico prima che fisico. Per le entrate ci sono in pole position Ventola, Bruno e Valagussa, tre nomi che andrebbero a puntellare la zona centrale del campo, gli ultimi due, e a rinforzare un pacchetto esterno di difesa che potrebbe subire, appunto, la partenza di Imparato, ma anche di Karkalis. Sul terzino Scuola Pescara, però, ancora nulla è definito, mentre la questione Sansovini è una delle più complesse. Il ragazzo non ha sfondato nelle preferenze dei tifosi biancorossi, ma l'estate scorsa, per sposare il Teramo, Sansovini ha fatto una scelta di vita, rinunciando a trasferirsi in una squadra del nord. Adesso, a 12 mesi di distanza, non vorrebbe vedere vanificata completamente quella scelta. Repetto, che lo conosce molto bene, ci parlerà a fondo per capire se e quali margini ci siano per muoversi. Solo dopo sarà presa una decisione definitiva, che ad oggi però non è per nulla scontata. Intanto sembra allontanarsi l'ipotesi Polidori. L'ex Arezzo piace anche in Serie B e questa eventualità potrebbe complicare un approdo in casa Teramo per la prossima stagione.